Giglio fra i cardi, le vipere non mordono con denti tanto forti come quelli di amore. Benché chi è morso non senta quel bruciore, perde il senno e si accecano gli occhi. Identificar-se. Los escursors no morden en tal fort mos com és lo d'amor. Si bé els morduts no passen tal cuissó, perden lo seny i les vistes absorben. Sono dei versi del poeta valenciano Ausias Marc, nato nel 1400 a València. E infatti, a parte di essere uno dei poeti più squisiti della letteratura catalana, è anche uno dei primi che abbandona la tradizione letteraria di scrivere in occitano, una tradizione che ha profonde radici nei territori de lingua catalana, che le ha avute, e quindi rompe fortemente con questa tradizione e scrive questi versi, questo canzoniere meraviglioso in catalano. Ausias Marc partecipa nelle campagne militari di Alfonso il Magnanimo, quindi va anche in Italia, in Sardegna, in Corsica, e fanno parte del suo scelto di scrittori, di intellettuali, altri grandissimi scrittori come Junot Martorell e poi più tardi anche Andreu Febré, il primo traduttore della Divina Commedia in versi. Marc ha una cosa in comune con Dante ed è il bisogno di spiegare, il bisogno di razionalizzare le esperienze della vita, in particolare nel suo caso le esperienze dell'amore. E come Dante, per spiegarle utilizza le grandi categorie medievali, le grandi categorie della metafisica teologica cattolica. Il punto è che a differenza poi di Dante, Marc, anche perché appartiene a un secolo, il 400, in cui le certezze del mondo teocentrico medievale stanno entrando in crisi, non riesce a dare le spiegazioni o non riesce a dare spiegazioni appaganti. E quindi in lui si incontra il bisogno di spiegazioni universali e l'impossibilità di redimere in nome di spiegazioni universali i dati dell'esperienza. A Petrarca lo avvicina invece il tema d'amore, che è centrale nel canzoniere di Marc come lo è in quello di Petrarca. Però c'è una differenza tra i due autori. Petrarca è un po' più vecchio, tra l'altro nasce e vive quasi un secolo prima di Marc. E la differenza fondamentalmente è che per Petrarca l'amore è l'innamoramento, è un'esperienza di spiritualizzazione, un'esperienza prevalentemente di distanza, di ricordo. Mentre per Marc l'amore è spesso, non sempre, ma spesso, esperienza concreta, esperienza di presenza, esperienza di eros, esperienza di carnalità vissuta e bisogno di spiegare l'esperienza della carnalità stessa. E questo naturalmente agli occhi di noi lettori moderni rende il canzoniere di Marc anche più direttamente comprensibile o, se vogliamo, interessante di quello di Petrarca, più direttamente. Ho detto non più interessante in assoluto, perché Marc parla, sembra parlare delle esperienze dell'eros, della sessualità con uno sguardo, una prospettiva di moderno. Poi però gli si scontra contro le contraddizioni della civiltà alla quale appartiene, le contraddizioni ideologiche e morali della civiltà a cui appartiene, e da questo conflitto nasce parte dell'intensità terribile di questi versi. Ne vediamo un altro esempio. Sono i buoni voleri al presente finiti. Amo soltanto di un brutale amore che me trascorre nello spirituale forzatamente, come al corpo è unita l'anima. Mos vells volers son de present finits, solament am d'un amor brutal que passa en mi en l'espiritual, forzatament, com arma i cor units. Beh, infatti questi versi sembrano un mucchio di contraddizioni, però l'operazione direi che è molto più sofisticata, perché da una parte sembra che il poeta ci stia parlando di una successione, no? Prima c'è stato questo amore spirituale, puro, però che si è esaurito, che si è degradato, quindi adesso si entra nella fase di questo amore tutto brutale, come di rimbalzo. Invece appena ha mostrato questo panorama, subito il poeta
dice che in questo amore solamente, cioè soltanto spirituale, in realtà trascorre qualcosa dello spirituale, quindi sempre a contraddire quello che ha detto, e poi ancora dopo dice forzatamente così. Perché? Perché l'anima va unita al corpo. Allora, non si tratta tanto di una confusione dell'autore, bensì che di questa ricchezza di sguardi all'anima, al mondo interno, in cui il poeta è in grado di dire: da una parte posso avere un'esperienza assoluta, ad esempio di brutalità, per usare questi termini suoi, ma dall'altra parte so benissimo che questa esperienza deve fare i conti con una complessità maggiore, no? Che è questa unione sempre del corpo e l'anima nella mia persona. Il modo realistico in cui il poeta riesce a parlare di questi argomenti ci tocca per la sua sincerità, la sua autenticità come tono e, diciamo la verità, anche per grandi dosi di forza, a volte perfino di violenza, ma di un'ansia strepitosa di capire, di ragionare e di comprendere questo mondo interiore.